se esiste un alimento che fa davvero bene a tutto, è il carciofo. È spettacolare per i reni, per il fegato e soprattutto è buonissimo. Si può fare in molti modi. Vediamone una ricetta davvero semplice che fa anche da piatto unico. Utilizzeremo 4 carciofi, 2-3 patate, poi del formaggio grattugiato, del pane grattugiato. Poi vedremo anche le varianti a questi ingredienti. Utilizzeremo degli aromi, quali l'aglio, il rosmarino, la salvia, il prezzemolo e del formaggio. In questo caso usiamo la scamorza. Ma vedremo anche qualche ingrediente diverso, magari per chi non vuol mangiare il formaggio o per chi non può mangiare pane con il glutine. Ma partiamo dall'inizio. Pulire i carciofi spesso è un problema per chi non lo fa molto spesso, ma non è così difficile. Innanzitutto servono gli attrezzi giusti: un bel coltello a sega, un coltellino piccolo per pulire le foglie e un coltello liscio medio normale per tagliare le patate e tutto il resto. Siamo in tempo di coronavirus, di piccole limitazioni, e i carciofi che ho comprato sono quelli delle vaschette nel supermercato, però io raccomando sempre di utilizzare i carciofi, quelli interi, freschi, che vendono a casse. Quelli sono i migliori in assoluto per fare le ricette con i carciofi, perché tolte le foglie fuori, dentro sono molto più carnosi e saporiti. In ogni caso, quelli comprati così nelle vaschette bisogna rifilarli un pochino davanti e tirar fuori comunque le foglie più esterne, che restano più secche o più dure. Per esempio, quelli nelle vaschette dei supermercati li tirano via il gambo. Guai, il primo pezzo di gambo pelato è forse la parte più buona. Io divento matto per il gambo del carciofo, però vabbè, questi non ce l'avevano, quindi non ci sono. Quindi con un coltellino piccolino rifiliamo tutte le parti grezze che ci sono all'esterno, e poi va pulito all'interno. Prepariamoci dell'acqua fredda con dentro un limone schiacciato da parte per fare questo lavoro, perché le mani diventano nero. Una volta pulito il carciofo esternamente, bisogna aprirlo così, come un fiore. Bisogna aprirlo bene per due motivi: uno, perché con le foglie allargate il condimento poi andrà dentro bene; due, perché con un coltellino o con uno scavino bisogna andare al cuore del carciofo e tirargli via la barbetta, perché se guardate dentro ha come del pelo, una barbetta, è anche spinosa. Bisogna pulirlo bene, raschiare bene il fondo. Tra l'altro credo che il carciofo sia un fiore. Vorrei regalare a mia moglie un bel mazzo di carciofi, chissà cosa mi dice. Qualcuno che lo sa mi assista. Il carciofo è un fiore? Vedete com'è adesso dentro? Ho tirato via tutta la barbetta e si è fatto anche dello spazio. Subito in acqua e limone, se non volete che diventi nero lui, le mani e tutto il resto. Non c'è bisogno di fare la limonata, mezzo limone per 4 carciofi, un po' d'acqua è abbastanza. Importante che sia bagnato ovunque. Adesso, siccome l'ho visto un po' durettino, faccio una cosa che non sarebbe necessaria, però io la faccio, una cosa in più. Li butto dentro i miei carciofi nell'acqua bollente per giusto un minuto, non un secondo di più, con lo stesso mezzo limone che avevo dentro nell'acqua che ho usato per sbiancarli. Giusto un minuto, mi raccomando, gli faccio fare un girettino con la bacchetta, li meno un pochino in maniera che l'acqua arrivi ovunque, così intanto gli blocco il colore e poi dopo saranno più teneri e anche più facili da riempire. Li tiro su così, vedete, con la forchetta, con una bacchettina, in maniera che perdino l'acqua, e me li rimetto nella stessa bacinella di prima che nel frattempo ho svuotato. Anche perché cercare di sporcare meno roba possibile in cucina è una bella idea. Prepariamo il ripieno. Nella pirofila, dove dopo ho intenzione di cuocere i carciofi, preparo il ripieno con del pane. Quelli ci useranno magari dei grissini senza glutine oppure del pane senza glutine grattugiato, si trova facilmente in commercio. Il formaggio, chi non vuole usare il formaggio può usare per esempio del gomasio, che è del sesamo tostato e leggermente macinato, e oppure anche del tofu schiacciato. Aggiungo degli aromi, quelli che preferite. Aglio e prezzemolo sarebbero perfetti, io ci ho messo anche rosmarino, salvia, però aglio e prezzemolo sono perfetti e sufficienti. E poi ci ho messo un bel giro di olio, sale e pepe quanto basta. Ci metto della scamorza, chi non vuole metterci la scamorza,
ci può mettere altri tipi di formaggio, oppure ci può mettere, come dicevo, anche del tofu, chi ce lo vuole mettere, del seitan, oppure ci può mettere anche delle verdure, perché se ci mettete dei fagiolini appena scottati, tagliati a pezzettini, o magari anche delle carote o anche un misto, ci stanno benissimo, senza bisogno di mettere il formaggio. Stanno bene anche i peperoni, anche un misto di verdure, e lo mischiate dentro insieme al nostro composto che abbiamo preparato. A piacere potete metterci anche, io la chiamo la granaglia, semi di girasole, semi di lino, quello che volete ci potete mettere dentro questi carciofi. L'importante è che ci sia una componente leggermente grassa con un po' di olio, quindi benissimo l'olio, il seitan, il formaggio e degli aromi, delle spezie. E poi riempiamo bene i nostri carciofi. Prima li avevamo allargati bene, quindi adesso il pane, il formaggio, i condimenti, i semi, gli aromi vanno in ogni angolino, in ogni affratto del carciofo. Sotto con un coltellino gli ho dato una lamata, gli ho dato un piccolo taglio per farli un pochino piatti, in maniera che stiano fermi e bene in piedi nella pirofila. Riempiamoli bene, schiacciamo un po' e con le mani andiamo a infilare bene il pane, allargando un po' le foglie, cacciamo dentro dappertutto il condimento, deve entrare ovunque. Tenete conto che poi nel forno il primo giro di foglie esterne un pochino si seccheranno, quindi quelle magari potete anche evitare di riempirle di pane, di formaggio o di quello che è, ma tutto il resto riempitelo per bene. Ripeto il ripieno che abbiamo fatto qui, abbiamo fatto pane, formaggio grattugiato, sale, pepe, degli aromi, aglio e prezzemolo, dei pezzettini di scamorza e un po' di olio extravergine d'oliva. Abbiamo mischiato e abbiamo riempito i carciofi con il nostro composto. Ma ora questi carciofi cosa vogliamo fare? Vogliamo lasciarli soli soletti così abbandonati, buttarli nel forno tristi e desolati? Io direi proprio di no. Io direi di metterci vicino magari delle patate, anche perché l'abbinamento patate e carciofi è la fine del mondo, è veramente buono. Quindi prendiamo due o tre patate, secondo la grandezza, secondo quante ne volete fare, e le tagliamo a cubettini. Non fate dei pezzi troppo grossi, perché il carciofo, nonostante tutto, anche dopo essere scottato, cuoce abbastanza velocemente, 30-40 minuti è cotto nel forno, e quindi non tagliatele troppo grosse, fate dei cubetti regolari, normali, come le patate al forno normale, diciamo. Ecco, questa misura qui andrà benissimo. Tagliate le nostre patate, le mettiamo nella stessa pirofila dove abbiamo creato il condimento, così si insaporeranno anche di più e sporchiamo un'altra cosa in meno. Quanto mi piace a me sporcare poco, guardate, perché dopo c'è da pulire un mucchio di roba nel lavandino, a me non mi piace lavare i piatti, le pentole, no? Proprio è una cosa che non fa per me. Mettiamo un po' di aromi e un po' di olio sulle nostre patate e gli diamo una bella mischiatina. Come calorie... Vabbè, non ci siamo proprio, sì, è una ricetta di verdure, ma qui le calorie bisogna starci più attenti, non è che con quattro carciofi mangia una persona, forse qui sarebbe il caso, quattro carciofi, quattro persone, forse le patate sono insieme proprio per questo motivo, poi se volete abbuffare, abbuffatevi, però state attenti perché qui le calorie sono dentro di brutto, Dunque, una volta condite le patate, faccio spazio per farci stare anche i miei carciofi, che staranno in piedi perché, se vi ricordate, sotto gli abbiamo dato una limata. Saranno belle ferme, quindi a questo punto mettiamo nel forno, che era già preriscaldato a 170 gradi, forno statico, e lo lasciamo dentro per circa 40 minuti, ma teneteli d'occhio. Se a metà cottura vedete che stanno scurendo troppo, li coprite con un po' di carta stagnola. Io non l'ho fatto e sono venuti benissimo comunque. Preparo il mio piatto, un po' di carciofi, un po' di patate. Avevamo detto un carciofo a testa con le patate, però io alla fine, devo dire la verità, ne sono mangiati due e me ne sarei mangiato anche tre, solo che li ha mangiati qualcun altro. Piccolo trucchetto, io li ho fatto cuocere a secco, li ho fatti arrosti praticamente, però appena tolti dal forno gli ho messo dentro 2-3 cucchiai di acqua sul fondo, in maniera che ha fatto all'istante, con la pirofila bella calda, una bella puccettina che poi ho messo sopra i carciofi. Cambia la vita, aumenta tantissimo il sapore. Ed ecco fatto il nostro piatto, come vedete alla fine ne ho messi due. Beh, è una ricetta facile, dai, tutto sommato non è così complicata, mezz'oretta di lavoro, ci vuole più tempo a prepararli che a cucinarli, è molto veloce ed è buonissima, veramente una ricetta sfiziosissima e spettacolare, per cena è la fine del mondo.
Non dimenticatevi di venire in descrizione cliccando sul titolo, dove troverete tutti gli ingredienti scritti per bene e troverete anche tutti i link che riguardano il canale Rapanello e i link che riguardano il sottoscritto. Ciao a tutti da Gabriele, alla prossima!